anno molto difficile, un anno molto complesso. Penso che la scuola ha dimostrato capacità di resilienza e anche di mettersi in campo per poter rilanciare il ruolo della ricerca e della formazione per l'Italia, per il futuro, per quello che ci aspetta per rispondere a questa crisi mondiale. Ecco, l'università, in particolare la Scuola Sant'Anna, che ruolo può svolgere in questa fase che così difficile non è mai stata? Penso che possa svolgere un ruolo sperimentale di apripista. Le nostre piccole dimensioni e la flessibilità ci possono permettere di essere un avamposto dove poter sperimentare soluzioni nuove anche da un punto di vista organizzativo. Avete affrontato un anno difficile sotto molti punti di vista, si appresta a chiudere e quali sono i propositi per l'anno nuovo e come si affronta? Ma direi di proseguire con la nostra attività di punta su aree di ricerca fondamentali per il futuro del mondo, aprire sempre di più le nostre porte a studenti di valore e di merito a livello nazionale, stringere sempre di più un'alleanza anche con il soggetto privato perché congiuntamente ci si possa prendere cura del talento in Italia, quale volano per la rinascita del nostro sistema italiano, e quindi questi sono i propositi per il futuro. C'è poi un progetto specifico per valorizzare i talenti della. Sì, Talento Plus, in particolare una collaborazione che parte nel 2021 con Banca Intesa, che vuole appunto fare della Scuola Sant'Anna un punto di riferimento in Italia per il merito e per il talento. Elettrice, se chiede l'ultima domanda, la didattica a distanza avrà ancora un ruolo importante, penso al 2021 con il vaccino, con il medicinale a base di monoclonali, con la possibilità che il coronavirus sia più fragile nei nostri confronti. La didattica a distanza ormai è entrata, direi, nel sangue non solo dell'università, ma un po' di tutta la nostra società. Faremo molte più cose utilizzando le nuove tecnologie, ma credo che, come è stato anche in questi mesi, la didattica in presenza, quando possibile, sarà sempre mantenuta come un punto di forza per la formazione dei giovani di domani. Senta, è collegato il ministro, c'è il presidente della regione. Che appello si sente di fare alle istituzioni in questa fase? Di investire sulla ricerca e sulla formazione perché sono veramente le leve su cui il nostro paese può contare per il futuro. Bisogna fare molto di più in Italia. Molto di più. Anche dal punto di vista della ricerca è stato un anno piuttosto particolare. Quello che abbiamo cercato di fare è stato non bloccare mai le attività di ricerca, nemmeno nel periodo più buio del lockdown di marzo-aprile. Quindi è stata data priorità a tutte quelle attività in qualche modo connesse al Covid, quindi realizzazione di robot, applicativi che potevano dare una mano in quel periodo complicato. Sono proseguite tutte le attività di selezione di nuovi dottorandi, ci aspettavamo forse una qualche flessione, invece no. Ci sono state molte domande anche di dottorandi stranieri ai nostri 10 corsi di dottorato, quindi un successo veramente importante. Questo secondo momento di lockdown chiaramente non ha facilitato l'arrivo di dottorandi, specialmente quelli che venivano non dall'Italia, che quindi avevano anche problemi importanti, non solo di visto come sempre, ma di mobilità, però i laboratori non sono mai rimasti totalmente chiusi, anzi, un po' organizzandosi, un po' anche le attività più sperimentali, dove bisogna davvero stare vicini, gomito a gomito, con una buona organizzazione e alternanza, sono andate avanti. La ricerca ha cambiato un po' direzione, viste le esigenze nuove. Sì, ci sono state alcune riletture di alcune attività di ricerca, per esempio chi faceva robotica mobile ha cominciato a montare delle piattaforme di disinfezione sui robot per fare attività di pulizia, disinfezione degli ambienti sanitari, non solo, oppure attività legate in qualche modo all'ambiente, all'economia circolare, ma poi per il resto crediamo molto nella ricerca come motore importante di tutte le varie attività, e quindi abbiamo dato spazio come sempre a tutte le attività, anche quelle che sembrano più lontane dall'emergenza Covid attuale, perché dopo un'emergenza ce ne potrebbe essere un'altra, bisogna essere preparati.